Don Mazzi, il diavolo in Vaticano, il diavolo in Vaticano. E ho trovato l'articolo e il video sul Fatto Quotidiano. E Don Mazzi dice che c'è il diavolo in Vaticano perché il Vaticano è ricco. E poi il Vaticano dice di accogliere i migranti, però dice che ci sono i monasteri vuoti, vuoti. Beh, lasciamo perdere tutto ciò. Parliamo di metafisica, metafisica. Questa faccenda del diavolo che salta fuori ogni tanto, salta fuori il diavolo, anche ora che siamo nel 2015, il diavolo, io non lo so, ma queste persone che parlano del diavolo, ma non si rendono conto di dove porta il discorso sul diavolo, non si rendono conto, anche Don Mazzi mica si rende conto, perché i casi sono due. O il diavolo è una entità a sé stante che si contrappone a Dio e quindi si cade nel manicheismo. Il manicheismo ti dice che c'è il Dio del bene e il Dio del male. E il Dio del bene è chiamato Ahura, Ahura Mazda, Mazda, c'è pure una casa automobilistica che si chiama Mazda. E il Dio del bene si chiama Ahura Mazda e il Dio del male si chiama Arimane. Oppure non c'è un Dio del bene e un Dio del male, ma c'è soltanto un Dio del bene che però ha partorito il Dio del male. Per cui si deve concludere che il Dio del bene è il Dio sia del bene che del male. Non so se mi capite, amici miei. Questa è la teologia, sono le contraddizioni. Don Mazzi parla del diavolo così come se niente fosse, come se niente fosse, ma Serafino Massoni ti va sino alle estreme conseguenze. Per cui io a Don Mazzi, che rispetto tantissimo, gli dico, Don Mazzi, i casi sono due. Quando tu parli del male, i casi sono due. O si cade nel manicheismo, per cui esiste il Dio del bene ed il Dio del male, equivalenti, che si fronteggiano. Oppure è il diavolo, questa divinità maligna, è stata prodotta da Dio, il quale crea tutto ex nihilo, dal nulla. E quindi vuol dire che Dio contiene sia il bene che il male. Ma infatti l'ho già detto, che poiché Dio è onnipotente, egli può fare tutto, può fare sia il bene che il male, perché se non potesse fare il male mica sarebbe onnipotente, non vi pare, amici miei? Beh, cari amici, io ho detto la mia e voi adesso dite la vostra. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.